Era il 25 luglio del 2014 quando alle 18.30 una porzione dell'intonaco e parte del cornicione della chiesa di San Saba si era staccato cadendo rovinosamente davanti all'ingresso principale. Per fortuna allora il crollo non ha provocato danni a persone o cose. Il rumore aveva attirato l'attenzione di alcune persone che hanno subito allertato i vigili del fuoco che, recatesi sul posto, avevano transennato l'area e chiuso la chiesa. Poi la riapertura al culto, ma nessun intervento di messa in sicurezza. Oggi, a distanza di 3 anni e 5 mesi, la denuncia del consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede per la sesta volta all'arcivescovo di Messina la messa in sicurezza dell'immobile. Chiede a Sua Eccellenza, scrive Biancuzzo, di dare incarico a dei tecnici per effettuare un sopralluogo. Io stesso sarò lieto di accompagnarli per accertare le condizioni in cui versa la chiesa, in modo da programmare interventi mirati alla messa in sicurezza dell'intera struttura.